Inaugurazione della Casa del Giovane in memoria di Gigi e Paolo, vittime innocenti della Camorra. A Pianura questa mattina il procuratore nazionale antimafia Roberti e il direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati Postiglione. Sì, questo edificio ha un valore altamente simbolico, altamente evocativo, ma è anche un faro di speranza, di luce, di riscatto, non solo per Pianura ma per tutta la città di Napoli. È una vittoria della giustizia, della società civile, perché non si fa giustizia senza l'apporto della società civile. Vede, lo Stato insomma, è fondato essenzialmente sul popolo, quindi io preferisco pensare che oggi i cittadini si riprendono grazie a coloro che lavorano per loro, dando vita alle articolazioni dello Stato, i cittadini si riprendono una struttura che praticamente è stata il segno della presenza della Camorra in questo territorio e che oggi diventa un punto di partenza per un recupero della socialità e dell'intelligenza collettiva. C'è anche la mamma di Gigi Sequino, Maria Rosaria, che esprime così il proprio sentimento. Lottare in questo quartiere per i giovani e grazie a Dio ci siamo riusciti, perché questo luogo prima era una casa di morte, veramente di morte, io non l'avevo mai vista. E la prima volta che ci sono stata è stato un anno fa, il 9 dicembre. E a stento sono riuscita a varcare un poco la soglia e quelle mura palpitavano ancora di quei respiri, di quei pensieri, di quella cattiva. Si sentiva il puzzo della morte, perché proprio qua è stato deciso la morte di Gigi e Paolo. E dopo sono ritornati qua per lavarsi le mani, per dire abbiamo sbagliato, per scappare, per rifugiarsi. E qua tutto intorno c'era la puzza di morte, perché silenzioso, era omertoso, c'era silenzio, persiane abbassate. Oggi non so che cosa farà la gente, però una cosa è da dire, tu non puoi spegnere tutto, ma non l'amore, questo no, loro non ce l'hanno fatta e non ce la faranno mai.